Buonasera. Mi fai una tanta notorietà con questa sera. Ciao Luca. Quali intenzioni ha il Partito Democratico nei confronti dell'Italia dei Valori per quanto riguarda poi un'eventuale coalizione per le politiche? La paura qual è stata? È stata che tutti quanti noi avevamo la convinzione che oramai Di Pietro avesse fatto un passaggio concreto. Non era vero, ha soltanto risposto, se non mi sbaglio, Nicola. Una riunione dell'Italia dei Valori dice che l'onorevole Formisano che non è invitato e non fa parte del partito. Abbi pazienza, Nello, non si fa in questa maniera, non è corretto. E aspettiamo gli inviti. Tu hai mandato stamattina una lettera, hai fatto una conferenza stampa in cui hai preso le distanze. Questa non è più la tua famiglia, abbi pazienza. Non c'è problema. Sei stato invitato. Trovi. E non è corretto quello che stai facendo. Noi assolutamente. Lavando i panni sporchi nella nostra casa, vedendo dove sono stati fatti degli errori per riorganizzare il partito, ti prego di non essere presente in questa sala perché non sei stato invitato. Ti ringrazio. Se non abbiamo perso il buon senso, mi allontano. No, scusate, ringrazio. Io però pregherei la stampa di non cadere in questa infantile ma efficace. Noi dobbiamo, il sindaco ha chiesto di sapere che ordine del giorno conclusivo, quindi al di là delle sceneggiate napoletane, cerchiamo di rimanere tutti e di avere l'approvazione di una linea politica. Quindi anche Palaccià, ti pregherei, già abbiamo parlato abbastanza, chi è dentro e chi è fuori. Approviamo l'ordine del giorno e andiamo avanti serenamente i nostri lavori. Se vuole restare, resta, se se ne vuole andare, se ne va. Vai, Milano. Non vorrei violentare nessuno. Non vuoi dire che non ho detto il contrario, che dobbiamo approvare l'ordine del giorno, che è un po' più importante, se no abbiamo il contrario. Bravo, è l'Italia dei Valori. Alla Giano, qua non è questione, non è questione di essere, non può diventare l'assemblea di uno scontro tra due persone. Noi stiamo discutendo di politica, per cortesia, vi inviterei a rimanere fino alla fine all'ordine del giorno. Tutto qua, è la stessa cosa che hai detto tu. Sì, ho capito, ma credo che abbia la sensibilità di capire che una sola è. Scusami, siccome ho ricevuto. Mi consenti 3 secondi? Ma no, onorevole Formisano, la prego, la direte per cortesia, ci faccia fare l'assemblea. Me la faccio fare sull'uscio. Posso il Paolini, non fare il Paolini. No, ma lo sanno, abbiamo regalato una cosa del cavallo di Troia. Non possiamo. Ma per cortesia! Stiamo discutendo di cose serie, per favore! Andate fuori a parlare cortesemente! Per favore! Chi è d'accordo nel proseguire l'assemblea fino all'ordine del giorno cortesemente? Anzi, no? Dai, continuiamo serenamente i nostri lavori, per favore! Questa è l'Italia dei Valori, non c'è dubbio! Basta!